è costituita due volte, in Italia e in Venezuela. In Italia sono io il presidente, in Venezuela è un è un venezuelano, va bene? Quindi diciamo che adesso stiamo lavorando più per progetti in Venezuela. Una, quindi una di cui sei presidente tu? Sì. Mentre nel capitolo Venezuela, della stessa associazione, il presidente si chiama Juan Ramon Velázquez. E quindi poi da qui... E lì sono vicepresidente. Lì sono da una carica di vicepresidente. Sì, lì diciamo stiamo lavorando adesso e abbiamo finito un lavoro abbastanza, diciamo, sostanzioso. Presentandolo al ministro del commercio estero venezuelano. Ah. Jesús Faría, il ministro Jesús Faría. Quindi lui, con lui stiamo lavorando, abbiamo presentato progetti sotto l'aspetto turistico e agroalimentare. Pensiamo noi di non avere la tecnologia o le conoscenze appropriate, ma invece noi ce ne abbiamo. E abbiamo praticamente siamo riusciti con degli esperti venezuelani, quindi agronomi, ingegneri, anche in Venezuela, siamo riusciti a fare dei progetti per un tipo, per quello che magari, ecco, che ti voglio farti capire a te, tipo quello che erano le vecchie ONC nostre, l'Organizzazione Nazionale dei Combattenti, dove davano la casa colonica e i famosi 5 ettari per il fabbisogno familiare. In Venezuela abbiamo chiamato l'aldea familiare. Che significa l'aldea familiare? La casa, famiglia, va bene, però agricola, dove ti diamo 5 ettari o 10 ettari, dipende diciamo dai vari appezzamenti, e noi costruiamo un consorzio che è misto privato-pubblico, dove questo consorzio gli fornisce a queste famiglie i semi, i fertilizzanti, i macchinari per lavorare la terra, va bene? C'è una cogestione in pratica? Sì, è una... Poi una cogestione del profitto più che altro. Bene, benissimo. Capito. In quanto la casa però che ti andiamo a costruire all'interno, va bene, loro la restituiscono in parte alla banca dello Stato, perché lì sono entrati nel merito di questo progetto vari soggetti. Cioè noi abbiamo preso quello che ha fatto Charles, mi pare da me. Cioè Charles voleva dare la casa ai privati, va bene, alle persone povere che non avevano come comprarsi la casa. Diciamo, ma detto, che da un prestito tu in cambio lavori. Noi cosa abbiamo detto al ministro? Non è più il momento di regalare, perché non sono i momenti di regalare, sono i momenti di sensibilizzare e di responsabilizzare queste persone. La produzione tu la vendi al consorzio, che il consorzio poi la va a commercializzare ai vari supermercati o ai vari grossisti che si devono comprare. Quindi è il consorzio che si interfaccia nel... Certo, perché il consorzio ha la responsabilità di somministrarti tutto. Chiaro? Va bene. Tu hai la responsabilità di far ritornare questo investimento che ha fatto lo Stato su di te, lo devi far ritornare, perché quei soldi servono per finanziare altri progetti del genere. Siccome che queste persone non vivono esclusivamente di agricoltura, magari sono anche persone all'interno della famiglia, hanno persone impiegate, hanno persone... Capito. Allora, una parte del loro reddito serve per pagarsi la casa, va bene? Però una parte che inizialmente è marginale, però man mano che si va avanti, la produzione cresce, va bene per loro e gli va bene, potrebbe diventare poi un discorso primario. Questi infatti abbiamo noi voluto mettere anche in mezzo questi progetti, anche degli economisti, perché loro dovevano far fruttare i numeri, e i numeri dovevano dare, diciamo, la possibilità allo Stato di fare questo tipo di investimento. Chiaro? Noi non ci siamo inventati troppo. Noi abbiamo riciclato delle idee, tipo la nostra ONC qua, oppure quello che una volta
era quello che hanno fatto in India, il microcredito. Che cos'è l'agricoltura sociale? L'agricoltura sociale era quando una delle persone o dei cittadini si mettono insieme per far fruttare una terra che non sta dando niente, chiaro? E sta creando un'economia. Da quell'economia la stessa comunità sceglie quei soldi, poi l'ingresso, per altri investimenti, perché magari all'interno della comunità ci sta una sarta. Perché ti sto raccontando questo, Filippo? Perché, scusami, se il Venezuela hanno capito che nel collaborare fra di loro, i cittadini, le comunità, si sono strette, e collaborando fra di loro, perché qua non riusciamo noi a capire questa situazione? Vogliamo lanciare questo appello. Si sta parlando di tanta disoccupazione, tanta, va bene? La mia proposta è creare, perché le leggi, caro Filippo, i fondi, gli aiuti, da noi ci sono. E noi che ce ne nascondiamo, che non c'è niente, non è vero, quindi non è vero assolutamente. Chiaro, e mi riferisco ai fondi strutturati europei, ai fondi che mette a disposizione anche il governo molte volte, chiaro. Perché noi non usufruiamo e non sfruttiamo queste situazioni? Chi ha detto che Manfredonia deve essere industrializzata, dobbiamo fare grandi industrie? La nostra fortuna è stata sempre la piccola e media impresa, addirittura le imprese familiari. È tuttora, d'accordo? E i professionisti che sono rinchiusi nei loro uffici ce li hanno, a disposizione della comunità. E creare lavoro. Se tu lavori, Filippo, va bene a tutti, perché tu crei economia. Avendo il portafoglio con uno stipendio, quel portafoglio tu lo devi spendere, fratello Dario. Quindi fai muovere l'economia interna. Adesso moltiplichiamoli per 100, per 1000, per 10.000, vedi che la città è viva.